Il presidente del parco, Tommaso Pellegrino, pone l'attenzione su un tema fondamentale per lo sviluppo territoriale, non solo, la sburocratizzazione. Già in presenza del presidente del Consiglio, Conte, a Vallo della Lucania, Pellegrino aveva indicato questa istanza al Premier, considerandola indispensabile. Presidente, dal suo insediamento, quindi durante questi anni della sua presidenza, lei da subito l'ha detto, bisogna sburocratizzare. Ecco, si è accorto di qualcosa o ancora siamo, diciamo, all'anno zero? È cambiato qualcosa? Beh, in Italia siamo ancora in una palude burocratica, il problema è italiano, il problema non è purtroppo soltanto il nostro parco, noi facciamo la nostra parte, non a caso la prima delibera che abbiamo fatto con il nostro consiglio direttivo è stato quello di creare una serie di elementi sui quali dover dare delle risposte di semplificazione. Quella delibera ci fu bocciata al Ministero, però tanti di quei punti sono stati ripresi da alcuni provvedimenti legislativi e anche su questo noi siamo molto contenti e soprattutto orgogliosi. Oggi questa è la madre di tutte le battaglie. Se non sburocratizziamo questo paese noi moriamo. Io l'ho detto anche in occasione della presenza del Presidente del Consiglio Conte qui nel nostro territorio. Lì ci andiamo a misurare se vogliamo competere con gli altri paesi europei. Lì ci andiamo a misurare se vogliamo non essere fanalino di coda in Europa e nel mondo, lì ci andiamo a misurare se non vogliamo che i nostri figli continuino ad andare a lavorare fuori, che i nostri giovani sono costretti ad emigrare, lì ci andiamo a misurare se vogliamo dare qualche opportunità ai nostri ragazzi, ecco, semplificare, sburocratizzare, rendiamo la vita più facile alle nostre famiglie, diamo più possibilità e più opportunità ai ragazzi che si affacciano sul mondo del lavoro. Io dico, un primo passo lo dobbiamo fare eliminando i doppi, tripli, quadrupli pareri, perché anche lì c'è una problematica. In ognuno di quei pareri abbiamo vari elementi negativi, la deresponsabilizzazione, perché nessuno è responsabile, quando ci sono 10 pareri nessuno è responsabile, i tempi, perché abbiamo dei tempi infiniti quando si tratta di dare pareri multipli, le opere che si bloccano, perché ovviamente se ci sono più pareri le opere non vanno avanti, si progetta e poi nel momento in cui si interviene sono passati troppi anni e quell'opera diventa già vecchia, perché è stata progettata magari 8-10 anni prima. Ecco che significa oggi semplificare. Semplificare oggi ci deve essere un ente. E poi facciamo un'altra cosa positiva. Andiamo ad eliminare realmente quegli enti inutili, perché oggi molti di questi enti hanno motivo di esistere perché danno un parere. E allora se vogliamo eliminarli realmente, iniziamo a semplificare. Ogni ente deve dare il suo parere, quindi ogni parere deve essere l'ente competente, che si assume la responsabilità, che si assume la competenza specifica anche di verificare determinate cose e che chiaramente rendiamo questo paese un po' più snello e un po' chiaramente dove è più facile viverci e dove è più facile, diventerebbe anche più facile trovare qualche opportunità in più nel mondo del lavoro.